Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Un video particolare, diverso del mio canale, ma che ci tengo a fare. Sapete che mi piace fare vlog, vloggare, fare dei contenuti comunque molto artistici. Almeno ci provo. E siccome dovrò partire per gli Stati Uniti, precisamente 8 giorni starò a New York e successivamente starò, quando torno in Italia, ripartirò per gli Stati Uniti il 9 settembre, andrò a Los Angeles per altre 2 settimane. Ho deciso in questo video di farvi vedere come io preparo la mia valigia, vi darò delle piccole tips che magari vi potranno tornare utili per i vostri viaggi negli Stati Uniti, ma in generale all'estero, e quindi qualcosa che vi può tornare utile. Infatti faremo insieme la valigia per gli Stati Uniti, che dovrò partire domani, purtroppo mi dovrò svegliare all'alba, e quindi vi farò vedere cosa porto con me. Io come sempre però ragazzi invito ad iscrivervi al canale per vedere questi 8 giorni dove penso che farò daily vlog, mostrerò la città, parlerò di medicina negli Stati Uniti, vi farò vedere le differenze, tante altre cose, quindi non dovete perdervi nessun contenuto. Mi raccomando, attivate anche la campanella che è molto importante, lasciate un bel like per supportarmi e nei commenti ditemi le cose che assolutamente devo vedere a New York. E adesso vediamo. La prima cosa che vi devo parlare è ovviamente la zona riguardante il primo bagaglio a mano, ovvero lo zaino. Lo zaino per fortuna non ha un limite di peso, ma un limite di dimensioni, ma in generale questo è uno zainetto tranquillo che io ho preso insieme a questo qua dello spray. Infatti tutto un kit completo, qua sopra vedete c'erano gli agganci per lo zaino in modo tale che vi potete portare tutto. Questo si può, vedete, molto molto completo, me l'hanno inviato l'anno scorso, vedete, può diventare anche uno zaino grande, veramente molto comodo per i viaggi, soprattutto come in questo caso che io in teoria ho solo un bagaglio a mano, ma in realtà poi acquisterò domani un bagaglio completo più grande, farò 2 bagagli, ed è veramente molto comodo per questo tipo di viaggi dove avete tanta roba da portarvi, quindi ve lo consiglio, lo lascio in descrizione. Questo è il mio zaino che utilizzerò in mobilità. Qui abbiamo la zona computer, infatti si può mettere direttamente in questo modo ed è comodissimo. Poi roba tecnologica mi porto, ovviamente siccome vloggerò ogni giorno mi serve un lettore di schede di memoria. Mi porto la seconda videocamera di backup, qui c'è già una batteria, la sua originale, devo prendere l'SD, mentre qui ho messo in carica la seconda batteria. Poi ovviamente il carica della Sony, della Canon con cui sto registrando, che conoscete tutti. Questo è il gatto morto che serve per il vento. Vabbè, queste cose sono le cose che mi servono, che devo portare perché comunque tornerò a Milano alle visite con i miei pazienti. Poi nel viaggio mi porto le macro mance, questo gusto caramello salato, che sono secondo me le mie preferite e le più buone come barrette, perché in aereo 12 ore, poi dovrò stare fermo anche ad Atlanta non so quante ore, non so cosa troverò da mangiare, quindi per essere sicuro. E poi i miei biscotti proteici di Bulk Powders, questo secondo me è il gusto più buono, gusto cioccolato, biscotto e arancia. Trovate tutti i link in descrizione, vi ricordo che al momento c'è il 70% di sconto, utilizzate il mio link perché mi aiuta sempre tantissimo. E poi carica batterie, questo è il carica per l'iPhone come potete vedere, il carica per l'Apple Watch, 2 batterie, questa da 10.000 mAh e questa da 20.000 mAh perché comunque consumerò un sacco di corrente, e le mie AirPods per il volo. Ora, per evitare che mi smarriscono la valigia, cosa ho deciso di fare? Di fare ovviamente 2 valigie con più o meno le stesse cose. Ricordatevi che il bagaglio a mano deve avere dimensioni 55, 35 e mi pare 25 più o meno. In sostanza sia questo che quella là hanno le giuste dimensioni per stare come bagaglio a mano, quindi top. Poi utilizzerò penso quell'altra come bagaglio a mano. Divido le due cose per un semplice motivo: metti che malauguratamente ti perdono un bagaglio, almeno sei sicuro che col bagaglio a mano hai delle mutande di riserva, delle calze, dei vestiti, sostanzialmente non sei proprio così che devi andare a comprare tutto, anche perché arriverò tardissimo, quindi non sarebbe la cosa migliore del mondo. Quindi sostanzialmente dividerò le cose, e ovviamente sulla valigia bagaglio a mano il peso massimo è 8 kg. Fate conto che mediamente la valigia pesa circa 3 kg, quindi dovrò un attimo vedere come ridistribuire i pesi. Però vi faccio vedere cosa metto dentro. Prima di tutto vi faccio vedere l'integrazione che mi porto. Ovviamente saranno fondamentali gli omega 3. Io prendo questi Promega di Bulk Powders, ragazzi sono veramente eccezionali, la Pro Series. Poi porto, siccome dovrò un po' gestire
gestire i carboidrati abbastanza alti. Mi porto l'inositolo, che è al pari della metformina, un ottimo, diciamo, integratore per gestire. La metformina è un farmaco, ricordatevelo, per gestire i carboidrati. Anche questo lo trovate sul sito di Bull Powders. E quel poco di cromo picolinato che ho finito, ma è veramente ottimo. Metterò, anche se questo è meno di 100 ml, metterò nel bagaglio in stiva il profumo. Questo qua è veramente molto buono, è di Herbercrom, ragazzi. Non mi ha sponsorizzato Herbercrom, però ve lo consiglio, mi piace molto. Occhiali da sole, immancabili, fide viaggio. E poi abbiamo, allora, mi porterò sicuramente una felpa. Porterò un pantalone da palestra lungo e uno corto. Questi sono i pantaloni di Bull Powders. Mi porto la roba dalla palestra perché con i miei amici noi andremo ad allenarci in palestra. Quindi abbiamo, come potete vedere, delle canotte, tante canotte sempre di Bull Powders, ragazzi. Sono veramente molto belle queste qua, ve le ho sempre fatte vedere nelle mie storie, le utilizzo costantemente. Poi mi porto un costume, faccio vedere quello che mi porto, un costume e slip. L'altro lato ci dovrebbe essere un costume normale. Poi porto pantaloncini corti, pantaloni jeans lunghi, perché ovviamente per la sera, magari una sera si esce e ci vuole un pantalone, una camicia un po' più fighettina, ovviamente sempre un pantalone corto, una quantità industriale di magliette, anche questa camicia molto molto bella, magliette, magliette di tutti i tipi, comode, queste qua veramente sono comodissime, di Hollister, ragazzi. Una camicia che devo ancora piegare, l'altro costume, il pigiama, pantaloni da pigiama e la mia maglietta con il mio logo, ragazzi, guardate che bella. Un'altra canotta e una quantità smisurata di mutande. Avendo preso una casa su Airbnb, sostanzialmente non ho bisogno di tante mutande, tante calze da portarmi, perché comunque avremo la modo di lavarlo. Però chi si guardava si salvava, si c'è le mie parti. Ovvero, visto che ci stanno, non occupano nemmeno tanto spazio, io me le porto per essere sicuro, anche perché starò 8 giorni. Comunque mi allenerò, quindi mi cambierò 2 volte al giorno. In sostanza è meglio essere pronti a tutto. Contento perché quella valigia grande rientra negli 8 kg. Ovviamente ho fatto anche un'altra cosa, potevo togliere qualcosina che non mi serviva, ma comunque spedendo una valigia in stiva sono contento, perché comunque anche se pago qualcosina in più lo divido con i miei amici, e soprattutto ho la sicurezza che se compro qualcosa negli Stati Uniti la posso portare in Italia, quindi non devo stare a pensare a comprare o non comprare, perché so che lo spazio c'è. Ma comunque, per quando dovrò andare a Los Angeles, che avrò soltanto il bagaglio a mano, beh, sono contento che riesca a fare stare tutto, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Ora andiamo alle piccole, ai piccoli trucchetti delle cose che vi possono servire e vi raccomando per il viaggio. Sicuramente la prima cosa è quella di portare con voi dei dollari. Io, questi in realtà sono dei dollari che non ho preso in banca, ma me li hanno regalati i miei zii quando sono andato negli Stati Uniti tanto tempo fa, ovvero circa 8 anni fa. E quindi me li porto, io li colleziono, in realtà sono 100 dollari, li colleziono. Però in emergenza meglio averceli che non averceli, succede qualsiasi cosa, meglio avere del contante subito e disponibile. Secondo consiglio che vi voglio dare è quello di farvi una fotocopia dei vostri documenti. È molto importante, se li smarrite almeno avete una fotocopia che metterete nel bagaglio a mano, e io in più farò anche le foto da metterò sul cellulare. Sicuramente a questo punto una delle principali domande che vi state ponendo è: Peppe, ma come andrei a pagare? Beh, utilizzerò sempre l'Apple Pay con la mia carta Hype, come potete vedere. È una carta contactless gratuita. Vi lascio il link in descrizione. Vi ricordo che se vi iscrivete voi guadagnate 10 euro. Ne prendo pure io 5 o 10, non mi ricordo. E la prima ricarica di almeno 1 euro voi la ricaricate. Perché utilizzo la carta Hype? Perché quando io pago, pago soltanto il 4%, che se ci pensate è su 100 euro sono 4 euro, non è nemmeno eccessivo come tassa. I prelievi sono totalmente gratuiti, quindi sostanzialmente passo i soldi dalla mia Postopay alla carta Hype, che è contactless, quindi va a prenderti il caffè, non paghi, quindi è veramente molto comoda. Per quanto riguarda invece la questione dati, ho comprato su Amazon, sempre vi lascio il link in descrizione, una carta SIM dati di AT&T, non mi ricordo, con chiamate illimitate, che va bene, internet illimitato per 10 giorni. Ci sono vari scaglioni da 7, da 10, da 15, da 30 giorni. Diciamo che tra 10 giorni e 30 giorni la differenza è di circa 10 euro. L'ho pagata 30 euro, che non è male, però alla fine ci sta.
può essere tanto per i piani tariffari italiani, però dovete capire che siamo all'estero e in America la SIM dati veramente costano molto moltissimo. Un altro consiglio che vi posso dare, che io non otterrò perché so tutto a modo mio, è di portarvi della melanina, che è veramente molto utile per gestire i jet lag. Io non lo soffro, soprattutto all'andata non lo soffro i jet lag, lo soffro molto al ritorno, quindi poi vedrò come fare al ritorno. E poi vi consiglio per la questione farmaci. Allora, in America hanno tutta una legislazione loro per gestire i farmaci, per portare. Io vi consiglio Ochi, Tachipirina, Imodium, portateli sempre con voi, metteteli nel bagaglio in stiva, non vi faranno storie nel bagaglio in stiva. In realtà anche nel bagaglio a mano non fanno storie. L'unica cosa, ho parlato con Alitalia per la gestione dei farmaci, se avete siringhe, cose varie. Solo i farmaci tipo adrenalina, questi qua, regolamentazione particolare. Ma per esempio, se voi avete l'insulina perché siete diabetici, non ci sono grossi problemi. L'importante è avere la ricetta. Io ovviamente farò vedere il tesserino medico se ci sono problemi. Io non sono diabetico, però comunque porto tutto con me e metto tutto in valigia questi farmaci, che io non ho problemi ad andarli a acquistare. Magari voi potete avere dei problemi in America con le loro leggi, con le loro cose, per acquistare questi farmaci. Insomma, credo di avervi fatto vedere tutto quello che io porto a New York, come mi sto regolando, e spero di non essermi dimenticato niente. Anzi, facciamo una cosa, controlliamo la checklist che mi ha invitato la mia amica Camilla. La mia amica Camilla ricorda passaporto e documenti vari, e ci sono medicine che possono servirmi, portati, caricabatterie PC, c'è telefono, c'è macchina fotografica, sto registrando, e quella di riserva messa là, batteria portatile due ne ho portate, cuffie per il viaggio, le mie AirPod, cuscino da viaggio non ce l'ho ma sono sicuro che lavorerò in aereo, pigiama preso, spazzolino di dentifricio me lo sono dimenticato, mutande e calzini ci sono, abbigliamento da palestra c'è, abbigliamento normale c'è, giacca per la sera e felpa anti-aria condizionata non l'ho portata, ma se avrò freddo mi compro una giacchetta, scarpe da palestra le devo andare a prendere. Ah, non vi ho detto la cosa delle scarpe, ragazzi. Come scarpe mi porterò le mie Balenciaga, perché sono delle scarpe veramente molto comode. Si stima che faremo circa 20.000 passi al giorno, anche 30.000, quindi circa 20 km al giorno, e voglio delle scarpe comode. Non mi porto i mocassini, se no mi distruggo i piedi. E poi ovviamente le scarpe da palestra, perché mi andrò ad allenare a New York. Che dite, ragazzi? Faccio qualche video motivazionale all'interno dei vlog? Che dite? Zaino per andare in giro utilizzerò quello dello Spring, come si chiama? Dello Sprays. Soldi e carte di credito varie e una fotocopia dei documenti. Benissimo, penso aver fatto tutto. Questo video particolare, l'inizio dei vlog negli Stati Uniti, concluso. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i video da New York. Io vi ringrazio per essere stati fin qui. Se avete dei consigli, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo nel primo video di New York.